Ciao a tutti, allora, bene, in questa bella giornata primaverile berlinese, vedete che bella primavera. Oggi sono 10 volte che piove, poi riesce il sole, poi ripiove, è sempre così, a intermittenza. Sono ancora con sciarpa, cappotto, cappello, pieno maggio. Comunque, Berlino è bella anche per questo. Allora, oggi, diciamo, mentre faccio questa passeggiata, ne approfitto per chiarire un po' un concetto che forse naturalmente agli esperti del settore è un concetto magari molto chiaro, però per i più magari ancora un termine un po' sconosciuto o che spesso viene confuso con altri concetti, quello di mobilità. Che cosa significa quindi questa parola mobilità? Soprattutto quindi che cosa significa in relazione ai progetti europei, ai progetti Erasmus. Allora, la mobilità diciamo che è un'azione specifica proprio del programma Erasmus, però in generale con questo termine vengono indicati proprio tutti quanti quei progetti in cui vengono realizzate delle azioni, delle attività, anzi di viaggio verso un paese estero. Quindi, quando si realizza, diciamo, un progetto educativo che prevede per l'appunto una mobilità internazionale, cioè quindi un viaggio verso un paese. Un paese estero, quindi per svolgere determinate attività, quindi di formazione, che possono essere di diverso genere, di diversa natura, quindi possono essere ad esempio dei corsi di formazione, possono essere dei tirocini aziendali, possono essere degli scambi e dei gemellaggi. Quindi con il puro scopo di stringere delle relazioni in ambito internazionale. E questo. Quindi spesso questo tipo di attività vengono finanziate proprio attraverso fondi europei, in particolare tramite il programma Erasmus Plus, scusate, perché non bisogna confondere comunque il vecchio programma Erasmus, come già ho detto più volte, con il nuovo programma Erasmus Plus, che all'interno diciamo un macro contenitore che contiene al suo interno tanti anche vecchi programmi del passato e che quindi racchiude azioni di diverso tipo, diverse a dive di diretti a diverse categorie di persone. Naturalmente, chi intende realizzare un progetto di mobilità deve presentare una candidatura e ci sono degli enti idonei a valutare queste candidature e quindi decidere se il progetto vale la pena di essere finanziato e quindi implementato e quindi ricevere i finanziamenti richiesti. Ok, intanto qui siamo al parco di Gleisdreieck, Berlino, facciamo una panoramica. Questo era praticamente un luogo abbandonato. Vedete, ci sono ancora le vecchie strutture della vecchia stazione di Berlino. Infatti,
Ci sono i binari ancora che entrano dentro al parco. È stato quindi un'area che è stata rivalutata e adesso è uno dei parchi più belli della città, dove veramente ogni fine settimana si radunano tantissime persone per fare sport, per fare attività all'aperto e così via. Ok, bene, se avete domande su questo argomento, mi fa molto piacere, poter ascoltare la vostra opinione, le vostre domande, dubbi, se riesco ovviamente poter rispondere. Va bene, da Berlino è tutto. Adesso sta riuscendo un po' di sole. Vi mando un saluto. Qua c'è. Vediamo se si vede. Qua c'è il museo della tecnica. C'è il mulino. Beh, non si vede benissimo, però è un vecchio mulino in stile olandese. Ok, ciao, alla prossima.